Così brincamo, sono felice, felice come una ragazza moderna. Pettegole, 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 pettegole. Ciao a tutti, tutte e tutto e bentornato a Pettegole Podcast. Oggi sarà una puntata un po' diversa dalle altre, più punk e più informale. Siamo qui con Filo Sottile, autrice di Senza titolo di viaggio, storie e canzoni dal margine dei generi, edito da Edizioni Allegre, è uscito il 9 dicembre. Lo stesso giorno lo abbiamo presentato come Pettegole in università e oggi siamo qui con lei per parlarne un po' e ascoltare queste storie e queste canzoni. Ciao a tutti, tutte e tutto, grazie. Abbiamo pensato di iniziare con una lettura dal libro e da qui partire un po' ad ascoltare che ci dice questo testo. È l'incipit di un paragrafo che si chiama Adeguare il corpo a cosa. In La mostruosi trans, il mio pamphlet del 2020, mi sono chiesta se in una società meno transfobica e meno binaria desidereremmo lo stesso mutare i nostri corpi. È una domanda sempre attuale, ma che ovviamente resta senza risposta. Viviamo in questa società, con questi condizionamenti, con questo tipo di narrazione sui corpi, sui generi, sui sessi. Ce ne abbeveriamo fin dal concepimento. Possiamo contestare che esista un'essenza trans, ma scardinare dal senso comune l'idea che esistano un'esistenza maschile e una femminile, immutabili nel tempo e nello spazio, impermeabili alle condizioni, alle situazioni, agli accidenti personali, è invece molto più difficile. È proprio qui, su questi punti, che si attestano i transfobici, i doganieri del genere, i garanti dell'identità fra genere e sesso. Il campionario delle loro frasi fatte va da «Hai un pene, quindi sei un uomo». Solo le donne hanno il ciclo, fino a non ci possono essere uomini incinti. Un'uscita molto gettonata è anche non puoi decidere di essere quello che ti pare. Se dici di essere un elicottero, non è che cominci a volare. Il dato biologico poi sfocia naturalmente in quello sociale. La famiglia è quella composta da padre uomo maschio, madre donna femmina e prole anch'essa cisgender. In un contesto di questo tipo è poi così strano che le persone trans e non binarie, per vedersi riconosciute nel loro genere, nei loro nomi, nei loro pronomi, desiderino mutare i loro corpi? La bagna in cui nuotiamo è questa. A una determinata configurazione genitale corrisponde una precisa determinazione di genere e quindi un ruolo preciso nella società, con il suo corollario di naturali permessi, divieti, obblighi, sottintesi. Ogni infrazione viene rilevata e rivelata. Bugiardo, hai un pene, sei un maschio. Imbrogliona, hai una vagina, sei una femmina. Se per farmi credere, per essere riconosciuta nel mio genere, a dispetto dei genitali con cui sono nata, devo prendere farmaci e fare interventi, se in queste azioni che intraprendo sul mio corpo è contenuta la promessa che dopo potrò legittimamente intrecciare il tipo di relazione che desidero con il resto dell'umanità, allora ecco svelata l'importanza di questi mutamenti ed è per questa promessa che troviamo il coraggio e la forza per farli. Torniamo all'elicottero. Noi abbiamo già preso il volo, abbiamo già sollevato i piedi dalla palude della vita così com'è. Se decidiamo di impiantarci pali, eliche e rotori è solo per assomigliare a un oggetto volante conosciuto ed evitare che in quanto UFO i doganieri del genere dirigano su di noi la contraerea per abbatterci. Questo pezzo è bellissimo pure perché secondo me restituisce molto quello che insomma i confini e la volontà di uscire da quei confini e infatti è un libro che prova appunto a creare un'alternativa alla vita com'è di cui scrivi e che prova appunto a concepire, cioè a far percepire dall'esterno quanto in realtà il binarismo non sia qualcosa di naturale o un dato di fatto da cui non ci si può insomma svincolare. Ma è invece una costruzione sociale imposta appunto dal sistema eterocis patriarcale e che anche all'interno, anche la volta in cui viene concesso una trasformazione, uno spostamento, è all'interno di due confini, di due scatole che sono quelle appunto del maschio e della femmina, e in cui essere maschio vuol dire avere un pene, essere donna vuol dire avere una vulva
e tutto quello che sta ai margini e ai confini non è concepito, quindi le persone queer, le persone trans, le persone intersex, tutti i soggetti che non hanno spazio, non trovano spazio e che appunto poi restano nella vita così com'è o decidono di lottare e con un coraggio di cui tu parli che è politico, che è azione collettiva e politica, provano a creare un'alternativa e di questa alternativa tu scrivi un sacco. Questo pezzo che ho letto sta... Allora, il libro è strutturato in tre atti, no? Un pochino anche organizzati in maniera teatrale in qualche modo. In questo primo atto ci sono cinque capitoli, cinque macro scene, e queste macro scene, insomma, hanno preso poi nella versione definitiva del libro titoli di generi musicali, ma questo, il capitolo in cui è contenuto questo paragrafo, questo breve passaggio che ho letto adesso, nel momento in cui lo scrivevo aveva come titolo di lavorazione essenzialismo, cioè è il capitolo in cui mi occupo di questa cosa, di tentare di, utilizzando gli strumenti del femminismo, del transfemminismo, però anche facendo ricorso ad altri ambiti, cercare di decostruire appunto che esista un'essenza di genere. Lo ripeto anche io che sono una panchettona di provincia, uno dei compiti che si è accollato al femminismo, al transfemminismo e che faticosamente e coraggiosamente porta avanti è quello di decostruire gli essenzialismi, e per cui, no, visto in quest'ottica, vuol dire che il femminismo della differenza non ha ragione di essere, e il binarismo di genere. Il binarismo di genere è quella costruzione culturale, sociale, politica, che fa sì che i generi riconosciuti siano solo due e che siano gerarchizzati. Per cui al comando sta l'uomo, sotto sta la donna, sotto ancora stanno tutte quelle persone che a vario titolo non si riconoscono, non vengono riconosciute nelle due classi superiori, no? Per cui persone intersex, persone gay, persone lesbiche, persone trans, persone queer, no? Che appunto non sono né carne né pesce. Per cui il compito del transfemminismo è questo, dal punto di vista della teoria, abbattere quel tipo di costruzione sociale e culturale, rendere evidente che non c'è niente di naturale in quella teoria e soprattutto, no, smontare questa piramide di potere che gerarchizza le persone in base a quello che c'hanno in mezzo alle gambe e in base ai loro comportamenti, no? Decidendo che in base a quello che hanno in mezzo alle gambe dovrebbero comportarsi in una maniera piuttosto che in un'altra, avere accesso a determinate cose e non ad altre, dovrebbero fare delle cose e non altre. Noi siamo per l'autodeterminazione delle persone e appunto non è quello che ci abbiamo in mezzo alle gambe che dice che cosa possiamo fare e cosa non possiamo fare, quanto potere abbiamo. Quanto potere abbiamo lo decidiamo collettivamente, sognando e mettendo in opera delle relazioni di cura e delle relazioni appunto non gerarchiche, orizzontali, paritarie. Infatti il tuo testo riesce a fare anche questo, cioè a proposito di pratiche e teorie transfemministe, riesce a unire in un testo letterariamente ibrido, come si pone un po', e vuole essere un libro della collana Quinto Tipo di cui fa parte, no? E vuole appunto, nel suo essere ibrido, tiene insieme narrativa e saggistica, fai un sacco di riferimenti appunto a teoriche femministe, transfemministe, Butler, Bell Hooks, Angela Davis, e sicuro me ne perdo tantissime, e in generale poi a riferimenti anche molto più pop e punk, ma raccontando poi la tua storia. E quindi la cosa che ci è piaciuta un sacco anche nelle discussioni che abbiamo avuto durante l'iniziativa, ma intorno alla lettura come pettegole, è stato quello del riuscire a dare una valenza appunto politica e collettiva a una storia poi in questo caso personale e a farla stare dentro appunto a un discorso strutturale, a un'analisi strutturale del presente. Quindi appunto facevi riferimento alla possibilità di creare relazioni di cura differenti o a creare
appunto rifugi dall'isolamento imposto e indotto dal neoliberismo, non soltanto nella famiglia naturale, ma in relazioni di mutuo aiuto, mutuo appoggio, cura, affetto e amore che siano diverse da quelle biologiche. E facendo questo riesce a tenere insieme anche una serie di oppressioni differenti e a stratificarle, quindi a non appiattire in realtà la tua storia a un unico soggetto, ma tenendo dentro oppressioni che sono appunto di genere e che sono di classe, analizzando anche il discorso della transfobia interiorizzata dai soggetti che stanno al margine. Due cose. Una è che appunto io non sono una teorica, non sono un'accademica, sono no, una cantastorie punk, una panchettona, una bibliotecaria precaria, una persona che ha fatto un sacco di lavori nella sua vita, anche che non c'entrano niente con la cultura, diciamo, e quello è il mio bagaglio. Però no, se provo a rispondere al mandato che mi sono data di cantastorie, quello che cerco di fare è raccontare delle cose in maniera che siano comprensibili dalle persone come me, no? E devo capire anch'io. E per cui ho provato a raccogliere il lascito, le testimonianze e il lavoro teorico di persone che l'hanno fatto prima di me, meglio di quanto io avrei potuto fare, e ho cercato di incarnarlo, di fare degli esempi che fossero il più comprensibili possibile, perché esattamente come il lavoro teorico spesso è il frutto dell'osservazione di ciò che avviene fra le persone che magari non hanno niente a che fare con l'accademia, che magari invece stanno in contesti marginalizzati, quegli strumenti, nel momento in cui sono strumenti utili, ce ne dobbiamo riappropriare. Ce ne dobbiamo riappropriare con il linguaggio che ci serve nella vita di tutti i giorni. E per cui appunto il tentativo è stato quello appunto di raccontare pane al pane e vino al vino, uno posizionandomi, per cui dicendo ok, io sto parlando da qui, sono questa persona nata in questo periodo, proveniente da questa classe sociale che ha attraversato queste esperienze, per cui le cose che dico devono essere filtrate attraverso queste esperienze, però se avessi fatto un'altra esperienza di vita le avrei dette diversamente, sicuramente, e forse ne avrei dette delle altre, anzi, sicuramente. E per cui, no, questo è uno dei capisaldi del femminismo, posizionarsi. L'altro, il fatto che le nostre esistenze singole in realtà sono politiche e che ciò che ci capita ogni giorno può essere fonte di discussione e di comprensione. La cosa che volevo che fosse chiara è che non c'è un briciolo di costruzione e di artificio dal punto di vista teorico, cioè le cose che ci sono qua dentro in questo libro sono le cose che ho capito sbattendoci la faccia contro. E ci sono mille modi diversi di sbatterci la faccia o altre parti del corpo e di farsi male davanti a quelle cose. Io dico, mi ci sono fatta male in questa maniera qua specifica, contro la transfobia, contro la misoginia, no? Per me è stata, il mio coming out da persona trans è stata, tra virgolettissime, qualsiasi cosa significhi, tardivo. Sebbene io sapessi di essere una persona trans da molto tempo, per cui ho cominciato a vestire e essere riconosciuta più facilmente come una persona trans da pochi anni, e per me l'esperienza della misoginia è ancora nuova e scioccante. È vero che non ci si deve abituare mai a questa cosa, però, no? Qualche volta mi è capitato di dirlo. Io consiglierei a tutti i maschi cis di farsi un giorno all'anno una gita in abiti femminili, non a carnevale, che no, c'è la cornice che dice che si può fare, proprio. No? Così. Così, in coda alla posta, sull'autobus, Strada. farsi una giornata sana così a fare le cose che devi fare veramente nella tua vita quotidiana e poi dopo forse no, puoi cominciare a parlare di determinate cose perché appunto comincia a vivere
in un'altra situazione, in un'altra condizione, nella gestione degli sguardi, di chi puoi guardare tu e in quale modo, di quali sguardi ricevi e di che tipo. No, per cui sto parlando del minimo, non sto ancora parlando di violenza o di... ma proprio semplicemente, no, andare in giro per la strada e sentire che cosa si sente. Sono queste le esperienze, no, che poi vanno a supportare il fatto che io stia utilizzando quegli strumenti teorici. E poi, boh, le cose che mi appassionano, le cose che mi piacciono, le cose anche che in qualche modo in diversi momenti della mia vita mi sono trovata a maneggiare, a studiare, riguardano la musica, il teatro, il cinema, la letteratura, e per cui quella roba lì diventa anche una maniera per raccontare delle cose. Adesso. Allora potremmo ascoltare una canzone. Ok, sì, va bene, faccio questa qua che ieri sera mi è venuta quasi recentemente, perché quando scrivevo il libro e vedevo che mi veniva naturale metterci dentro delle canzoni, dicevo, Chico, poi alla fine lo spettacolo sarà già pronto, poi in realtà no, perché ho finito questo libro, sono cotta, esausta, non ce la faccio a fare niente, e per cui ho detto, niente, poi lo spettacolo poi, vediamo. Arriverà. Però mi è venuta la fregola prima di partire per venire a Roma a fare le presentazioni e allora mi sono stampato i testi e ieri mattina in treno mi sono segnata gli accordi, però non le so suonare, per cui non le ho, perché non le ho mai provate. Però faccio questa che è una cover delle Sleater-Kinney, che è questa band statunitense che una volta era all female, ora invece hanno anche qualche persona con un'espressione di genere maschile buttata dentro, fa parte di quel movimento musicale che si chiamava Riot Girl, in cui c'erano anche le Bikini Kill, si intitola Modern Girl, ragazza moderna nella mia versione italiana. Secondo me è un pezzone perché, no, ti dice della complessità e del fatto che veramente va tutto male, ma che in questo andare tutto male c'è anche tanta forza, tanta bellezza e tanta possibilità di fare delle cose, di essere persone autentiche. Non lo so, forse ho detto troppo e il pezzo fa così. Oh sì, brincamo, sono felice. Felice come una ragazza moderna, col grano compro uno smartphone. Al mondo ora mi sento connessa alla mia vita. Irradia luce, non si arresta sto vento, la mia vita. Irradia luce, non si arresta sto vento, sì, blinkamo. Sono depressa, depressa come una ragazza moderna. C'ho il grano, compro un ciambellone. Quel vuoto dentro che mi sembra l'essenza. La mia vita, radia luce, non si arresta sto vento. La mia vita, radia luce, non si arresta sto vento. Sì, blinkamo. Sono incazzata, rabbiosa come una ragazza moderna. C'ho il grano zero, che l'ho finito. Lo ribaltiamo il nostro mondo di merda. La mia vita, che radia luce, non si arresta sto vento. La mia vita, che radia luce, non si arresta sto vento. Wow. No, poi questa, ascoltando questa canzone mi è tornata in mente l'espressione che usi nella tua prefazione che mi è piaciuta un sacco. Quando mi pare siano le streghe, che sono queste tre figure presenti nel libro e che in qualche modo ti indirizzano nella scrittura, nel non divagare, nel parlare di questo o quest'altro, e a un certo punto ti dicono già dall'inizio no, sei andando troppo veloce, torna indietro, fermati. E tu dici, sì, lo so, scusate, io sono una cantastorie punk e l'urgenza fa parte del mio racconto. Del mio raccontarmi, e questo libro sarà un po' un'esplosione di coriandoli.
E questa canzone mi fa pensare proprio a quello, di quanto ci sia poi di appunto forte, di analisi, di ragionamento, ma di quanto tutto questo sia scritto e raccontato in una maniera molto esplosiva poi, e anche positiva, cioè l'idea dell'alternativa, della possibilità dell'alternativa c'è un sacco e si lega anche molto all'idea di lotta. L'intersezionalità emerge in una maniera anche qui totalmente non accademica, ma molto evidente, e che è un'intersezionalità di oppressioni, ma è anche un'intersezionalità di lotte, ed è un po' una delle chiavi per uscire dalla vita così com'è. Va bene, sì, ci stanno queste streghe che mi fanno in qualche modo da editor, no? Mi badano e sorvegliano la narrazione e fanno in modo che quando sono reticente tiri fuori, quando ho bisogno di supporto mi supportino e quando ho bisogno di chiarirmi, insomma, mi diano gli strumenti per farlo. E poi c'è questa cosa dell'urgenza, che è una cosa che io sento molto sia dal punto di vista narrativo sia dal punto di vista politico, nel senso che io credo che una delle motivazioni per cui si fa politica è rispondere ai bisogni e si parte dai bisogni più urgenti che riguardano le persone. Nella mia esperienza politica recente c'è proprio questo, no? Il collettivo di cui faccio parte, che adesso ha progetti rivoluzionari sostanzialmente, ma progetti più grandi, ma si è formato intorno a una cosa molto concreta, cioè snellire le liste di attesa per le persone trans nell'unico centro che segue le transizioni medicalmente assistite per le regioni Piemonte e Val d'Aosta. Quindi vuol dire tipo 4 milioni e mezzo di persone. Qualcuno dice che le persone trans sono tipo lo 0,5% della popolazione. Questa statistica forse è arrotondata per difetto, non fa niente. Fosse anche vero che fosse anche solo lo 0,2, si tratta di migliaia di persone imbucate in un unico servizio che ha un'equipe di 5-6 persone. Quello che stiamo facendo è costruire pensiero, azione intorno a questa cosa qua. Perché? Perché io forse no, no, non ho più tanto bisogno del centro, però ci sono un sacco di persone che sono lì in coda e aspettano un anno. Un anno in cui si è in una situazione di grande fragilità, molto esposto, ed è il periodo in cui più facilmente le persone, se si devono ammazzare, si ammazzano. E per cui cerchiamo di rispondere a quella urgenza con delle azioni. Anche questo libro è nato per un'urgenza. Il primo motore che mi ha fatto scrivere una parte, che poi adesso ho ampiamente rimaneggiata, è diventato il terzo atto del libro, è nato da una roba che mi è successa sul lavoro, una discriminazione di cui sono stato oggetto proprio in ragione della mia identità di genere all'Università di Torino. È lì che lavoro, faccio la bibliotecaria precaria sostituta. Per cui c'è questa cosa qua. E nelle esperienze politiche che io ho attraversato, l'urgenza è la chiave di lettura, è quella che ci dà il calcio in culo, che ci fa andare a fare assemblea una volta alla settimana, ci fa andare ai presidi, ci fa fare le manifestazioni sotto la neve. L'altro giorno, l'8 dicembre, in Val Susa, o presidi sotto la pioggia, il nostro del collettivo Sei Trans, il 20 novembre scorso. Fai delle robe che la gente veramente poi ti dice: ma chi ti porta a fare quella roba lì? Ti porta all'urgenza, perché stai rispondendo a un bisogno specifico, reale, urgente. Per quanto riguarda poi la lotta notave e l'autodeterminazione del territorio, che però vuol dire salvaguardare le relazioni che ci sono fra le persone e che le persone hanno con il loro territorio e con gli altri esseri viventi che lo popolano. E per quanto riguarda le lotte femministe e transfemministe, è la relazione che hai con il tuo corpo, con la tua esistenza e con gli altri corpi e le altre persone, in quale maniera desideri relazionarti. Per cui quella roba lì, siccome è la nostra quotidianità, ed è lì che ci annichiliscono, ed è lo stesso spazio dove però possiamo anche liberarci, è lì che rispondiamo a quei bisogni. E un altro luogo di lotta che tu individui e che in realtà è anche molto, molto presente nel dibattito pubblico, magari di un certo tipo di ambienti, però è quello della lingua.
di come ci sia un po' una ricerca sfrenata della soluzione. E quindi l'asterisco, la schwa, tu usi la X a indicare, tu dici, due cerotti incrociati su una ferita aperta, proprio a sottolineare quanto la lingua sia un luogo di lotta e quanto tanto va rinnegato l'universale maschile a livello espressivo e quindi poi sociale nel mondo. Tanto bisogna tenere presente quanto questi siano simboli di una lotta ancora aperta e di quanto poi non ti interessi, cioè nel libro emerge quanto il punto non sia trovare la soluzione, ma una serie di simboli che riportino poi un discorso. Sì, no, io diciamo in qualche modo sono anche un po' infastidita da certe istanze, no? Che pare che se usi la schwa il problema è risolto. È uno stratagemma, può essere valido, cioè non è che io mi ci voglia mettere contro. Tra l'altro, cioè, nel parlato io utilizzo tutto, utilizzo i troncamenti, utilizzo le desinenze in U, anche quando scrivo, a seconda della situazione, cerco di trovare delle soluzioni diverse. Nel libro precedente, La mostruosità trans, che era piccoletto, perché la collana in cui è inserito Book Block prevede che i libri siano lunghi 70.000 battute, 64 pagine. Per cui è una cosa piccola, lì mi sono permessa di fare questo esperimento di non declinare mai. Per cui non c'è un asterisco, non c'è una U, non c'è una X, non c'è una schwa per tutto il libro, perché ho lavorato sulla sintassi in maniera tale da non dover avere bisogno di declinare in una maniera piuttosto che in un'altra. Però lì appunto il libro era corto, qua sono 380 pagine e per cui ho utilizzato diversi stratagemmi. Uno di questi, no, nel momento in cui vedevo che ero costretta in qualche modo a declinare, era di utilizzare la X. Appunto, non ho messo la U, non ho messo l'asterisco, non ho messo la schwa, ho messo una cosa che avesse come rappresentazione grafica il fatto che lì c'è una ferita aperta, perché di questa cosa noi dobbiamo ancora discutere, no? Del fatto che il linguaggio è una delle maniere in cui siamo presenti nel mondo. E nel momento in cui silenziamo tutta una serie di soggettività, no? Perché usiamo i maschili universali, per cui le persone che hanno un'espressione di genere femminile scompaiono, o le persone che sono non binarie, che preferirebbero utilizzare il neutro, scompaiono, vuol dire che appunto stiamo cancellando una parte della società. Dopodiché ci sono i critici nei confronti di questi tentativi di hackerare il linguaggio che dicono: sono solo parole. Però non è così. Allora, io non penso che le parole sostituiscano le azioni o siano meglio delle azioni, penso che le parole siano un particolare tipo di azione che ha degli effetti, perché dire delle cose fa avvenire delle cose spesso, no? Ma banalmente nella nostra vita di tutti i giorni, grazie, scusa, buongiorno, no? Fanno avvenire delle cose, ci mettono in relazione con le altre persone. Ovviamente poi c'è tutto il paratestuale, e non è soltanto la parola in sé, ed è il contesto, però appunto quella roba lì dice qualche cosa e fa qualche cosa. E la lingua è un luogo di lotta, anche quello. Non solo quello, appunto, infatti ci sono poi invece dalla parte più vicina a me persone che sembra che una volta che hai ottenuto l'utilizzo della schwa o che ne so, l'Accademia della Crusca te ne valida l'utilizzo, poi dopo è tutto a Fatto. posto, è tutto in discesa, abbiamo fatto la rivoluzione, non abbiamo fatto niente, perché la cosa che per me a volte sulla declinazione il discorso sembra un pochino quello delle quote rosa o delle quote fucsia o delle quote del colore che te pare. Non è che se io chiedo che vengano votate delle persone donne, poi dopo vivo in una nazione femminista. Perché il patriarcato, l'eterocis patriarcato, il neoliberalismo, il capitalismo vengono replicati anche dalle persone donne tale e quale, non tale e quale, in un'altra maniera specifica, ma no, questa cosa non ci mette al riparo. Non si tratta soltanto di quote e non si tratta soltanto di desinenze, ma si tratta di come strutturiamo la società e di come strutturiamo la lingua, e quindi bisogna lavorare sulla sintassi, su come mettiamo insieme i pezzi, su come ci raccordiamo e su come ci relazioniamo. Tutta questa cosa per me è estremamente importante e mi ci ha portato a riflettere in maniera più approfondita la rilettura fatta negli ultimi mesi
di questo libro di Belux molto importante e che fortunatamente è stato ripubblicato, che è Elogio del Margine, e che era uscito boh, una quindicina d'anni fa, no, di più, 25 anni fa forse, in Italia, pubblicato da Feltrinelli, che adesso è stato ripubblicato anche con dei contenuti aggiuntivi. In Elogio del Margine si fa una lunga riflessione sul linguaggio e c'è, vabbè, c'è una citazione di Belux, la posso leggere? Certo. Che per me è molto importante perché questo giro, quando l'ho riletta, mi ci sono riconosciuta proprio perché lei scrive: Ho lavorato per cambiare il mio modo di parlare e di scrivere, per incorporare nei miei racconti il senso geografico, non solo dove io sono ora, ma anche da dove vengo e le molteplici voci presenti in me. Ho affrontato il silenzio e l'incapacità di essere articolata. Quando dico che queste parole scaturiscono dalla sofferenza, mi riferisco alla lotta personale che si conduce per definire la posizione da cui ci si dà voce e lo spazio del teorizzare. Appunto, nel momento in cui ho incrociato di nuovo queste parole, il primo incontro era stato un po' di anni fa e non mi erano risuonate in questa maniera, ho sentito proprio. Ora c'è questa narrazione intorno alle persone trans che nel momento in cui fanno coming out, nel momento in cui fanno gli interventi o nel momento in cui cominciano a prendere gli ormoni, rinascono. Quello che per me invece è stato, nella mia esperienza, è stato quello di riscrivermi e di rinarrarmi. E per cui quello che ho dovuto fare è ritrovare le parole per parlare di me. E andarle a cercare nelle esperienze di altre persone trans o nei testi femministi oppure banalmente nelle parole delle canzoni punk che ascoltavo quando ero giovane. E nel momento in cui cito questo pezzo di Belux faccio anche una cover poche righe dopo quello stesso testo di Belux in cui lei, no, è un testo anche un po' da predicatore evangelico forse come strategia comunicativa. Ed è un testo che va forse declamato, ma io oggi sono giù di voce per cui non lo declamo, è proprio vero. E fa così. La lingua è anche un luogo di lotta. L'Accademia della Crusca rigetta l'uso della schwa, degli asterischi, e sostiene che va tanto bene il plurale maschile universale. Ce ne fottiamo. Continuiamo a usare la lingua come un piede di porco per forzare le sbarre della società, per dire che ci siamo e non siamo tutti la stessa cosa. La lingua è anche un luogo di lotta. Oltre che a lavorare sulle desinenze, ci impegniamo a trovare le strategie sintattiche che raccordino in maniera differente la vita degli esseri viventi. Non ci basta che quote rosa, quote rainbow, ci venga concesso un posto. Vogliamo una diversa articolazione della società. La lingua è anche un luogo di lotta. Rifiutiamo di farci parlare dal colonizzatore. Scioperiamo contro il ventriloquismo della politica politicata. Sabotiamo l'imposizione degli esperti accreditati. La lingua è anche un luogo di lotta. Facciamo picchetto intorno ai nostri compagni che avete ucciso. Non permetteremo che nei vostri discorsi commemorativi le loro vite vengano assimilate al vostro credo, le loro azioni depotenziate, i loro cadaveri vilipesi e sciacallati. La lingua è anche un luogo di lotta. Buttiamo a mare i forzieri in cui conservate le vostre età dell'oro e ci facciamo beffe delle vostre magnifiche sorti progressive. Né cornice nostalgica, né paradisi neoliberali. Siamo qui a raccontare e reinventarci il presente. La lingua è anche un luogo di lotta. Ci autonominiamo, recuperiamo dal nostro passato i termini e le idee che suggeriscono pratiche di resistenza e ci lasciamo suggerire dalle circostanze parole nuove e nuovi concetti che siano schegge taglienti e reali della società che ci immaginiamo. La lingua è anche un luogo di lotta. Diamo fuoco ai recinti delle riserve in cui vorreste rinchiuderci. Ci impegniamo a diffondere immaginari impuri, meticci, indecorosi, promiscui, sbilenchi, queer. La lingua è anche un luogo di lotta. Prendiamo a martellate la diagnosi di disforia di genere. Preferiamo parlare di euforia di genere e di disforia sociale. Non ci accontentiamo di fare percorsi di transizione di genere, non ci basta nemmeno l'affermazione di genere, apriamo spazio alla fondazione, al rinnovamento, all'invenzione, all'interrogazione, al vaticinio, alla costruzione, alla ristrutturazione, all'oscillazione, alla deambulazione, al vagabondaggio di genere. La lingua è anche un luogo di lotta. E anche senza titolo di viaggio è un po' un luogo di lotta, è un po' un forcone che forza i confini dei generi, i margini dei generi, e che lo fa appunto anche con la lingua, con storie, racconti, canzoni. È anche un luogo poi di riappropriazione, credo, no?
Così l'ho percepito, come un racconto che mostra come sia possibile riappropriarsi di corpi, spazi, tempi e luoghi. E la lotta appunto non è una sola. Quello che poi emerge da Senza titolo di viaggio è che le lotte sono tante, che si devono parlare, quindi che l'intersezionalità tra queste lotte non deve essere poi qualcosa di teorico e di astratto, ma un dialogo, un incontro, un racconto reciproco. Sì, a questa domanda ti rispondo con una canzone scema e triste, che è una cover di questa band che si chiama Against Me, e la cui cantante è una persona trans. Parla del fatto che appunto le lotte delle persone queer, le lotte transfemministe non sono lotte identitarie. Questa è una canzone sciocca ed è ambientata dentro un Pride ed è una canzone d'amore, racconta un amore che nasce all'interno di un Pride e all'interno dello stesso Pride finisce, perché a volte certi incontri non si riesce proprio a portarli a termine, e fa più o meno così. Quando capita che un po' critica, che c'è una barricata, tra Torino, Lyon ci separa, tu madamina, io poi notavo, tu stai con la legge, io sto con me stessa, tu vai in zone rossa, mi sbarrano il passo per fare il mio pride, ti blocco Torino, tu sfili a per la strada col nuovo sindaco, più divo due le mosse, la cirinna. Parti piando, mamma, io rimbalzo tra tre amanti, mentre poco i Black Flag. I Black Flag, momento Wikipedia, sono quella punk band della West Coast americana, no? Quella band anarcho-punk, sono quelli che cantavano Rise Above! A noi ci piacciono un casino perché sono un architect di coperta di Strass, non escludo di aver limonato con te, di averti donato il mio culo, ma quando si tratta di scendere in piazza mi lasci sola, sola, tutta sola. Cosa sventoli, sei daltonica insieme a arcobaleno a tricolore, e quando lo sbirro ti ferma gli manca solo di vomitare, e questo è assolutamente reciproco. Ecco il sabato che sei carica giù nel corteo del Pride, ti utilizzano tanti slavi che invece l'Occidente non ti discrimina mai, né fortezza né decoro né buon nome, no no, sono un mostro per lo Stato, è uguale per me, e anche questo è reciproco, perché sono una manchecca ricoperta di strass, non escludo di aver limonato con te, di averti donato il mio culo, ma quando si tratta di scendere in piazza mi lasci sola, sola, sempre sola. Grazie mille, Filo. Grazie a voi, grazie. Super bello e molto punk. E niente, ci salutiamo. Vi invitiamo a seguirci sulla nostra pagina Instagram Pettegole Podcast, ascoltare il podcast sulla pagina Spotify di Pettegole o sul canale YouTube di Controtempo. Ringrazio Clelia per la regia, Fabio per il montaggio, il grande Cocomero per la costante e affettuosa ospitalità. Ringrazio tutti voi che ci continuate ad ascoltare. Ci vediamo alla prossima puntata, noi siamo le Pettegole. Pettegole, 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 pettegole. Oh, comprate il libro.